Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi andremo a vedere 1, 2, 3, 4 schede che possiamo fornire per quanto riguarda i bilanciamenti di carica delle nostre celle, pacchi, batterie a litio. Sono tutti, diciamo, elettroniche che BMS, cioè che regolano la carica del nostro pacco e che vanno connessi all'uscita, cioè ci permettono un doppio uso, cioè la carica sia la scarica del nostro pacco batterie. Abbiamo quattro modelli, sono il 6S, l'8S, il 10S e il 12S. Il 6S ha 50A come uscita massima, l'8S 15A, il 10S 10A e il 12S 15A. Andiamo a vederli. Allora, non li abbiamo su dentro, diciamo, il cellophane, non li apriamo perché, come sapete, l'elettronica è soggetta a disturbi, correnti, diciamo, elettrostatiche. Infatti sono e resteranno dentro la sua e verranno spediti ai nostri clienti dentro la bustina elettrostatica. Questo è un 6S, come vedete parliamo di prodotti di altissima fascia, molto ma molto professionale. Queste sono le dimensioni, saranno intorno, ora andiamo a misurare e vedere quanto misurano. E allora, la 6S misura 7.1 per 7.2. Ha dei, diciamo, MOSFET sul lato superiore, tutti completamente alettati da alluminio. Per questo, perché è la scheda più potente che noi abbiamo attualmente come uscita. Parliamo di 50A, perciò questo è ottimo per un pacco batterie che serve, che deve dare grosse potenze, ovviamente con 6 celle in serie. Abbiamo la più piccola, che è questa, eccola qua. Questa è quella che noi abbiamo utilizzato per fare delle prove, dei test anche in laboratorio. Come vedi, hanno la parte di bilanciamento, hanno la parte di uscita. Questa è la 8S ed ha una corrente massima di 15A, sensore di temperatura che hanno tutti. Sensore di temperatura che stacca la scheda al momento in cui ci siano dei problemi, dei riscaldamenti oltre un tot di limite. Questa scheda, come tutte le altre della famiglia GFE, staccano l'elettronica interna e tolgono continuità di uscita. Poi abbiamo ovviamente la cavetteria annessa 8S, 6S, 10S, 12S, che è questa dove vanno saldati i violi del pacco batterie. Vi ricordo che potete andare a realizzare pacchi batterie sia con celle 18650 ma anche con le slim o eventuali altre, diciamo, grandezze e modelli di batteria a litio 3,7 e 4,2. Questa è la 12S, completamente su alluminio, molto piccola anche come dimensioni. Siamo intorno ai 7,5 per 5,5 per uno spessore. Questa ha qualcosa in più come spessore perché è alettata con l'alluminio nella parte superiore ed è 1 cm come spessore. Idem uguale è la 10S, sempre stesse dimensioni, però cambia il numero di LED di celle in serie e la corrente. Anche per questo abbiamo il cavetto di interconnessione alle celle, e per tutti e quattro i modelli possiamo fornire anche il caricabatterie 220, che è questo qui nello specifico. Questo nello specifico serve per caricare pacchi batterie 8S con 8 celle in serie. Eccolo qui.